nostalgia io di venire qua. È un annetto che non ci vediamo e Palermo è cambiata in una maniera straordinaria. Ma come avete fatto? Ridete anche, eh? Ah, sono partito dal centro ieri sera per arrivare qui. Io non so come voi fate. Come, che masochismo avete? Avete una città che è una delle più belle del mondo, con una qualità della vita più bassa del mondo. Ma siete pazzi? Oh, vi dovete incazzare, ti devi incazzare! Avete un sindaco! C'è ancora Camarata! C'è Camarata! Camarata non l'hanno mai visto così, non è sindaco! Non c'è mai andato così, una volta! Quando l'hanno eletto, se l'hanno eletto perché poi! Sono ancora dentro i presidenti dei seggi, dei seggi! Aveva messo molte più delle firme di lui, anche quelle con scritto Camarata, con delle parole strane. Non me le dico perché ci sono delle signore. Tu non sei signore, tu non sei. C'era Camarata Succa e lui diceva che era un rafforzativo. Ma come fate a vivere qui? Come fate? Avete fatto un piano del traffico che in Afghanistan circolano meglio. Ma siete veramente ZL, zona A, zona B? Avete delle piste ciclabili che le biciclette dicono io non ci vado. Ma che cosa sta succedendo? Ma fatela finita, basta con questa gente qui. Fate le ZTL, fate pagare gli abbonamenti per entrare in città con quei soldi lì che dovrebbero andare a beneficio del trasporto pubblico. Aumentate il prezzo dell'autobus! Hai aumentato il prezzo dell'autobus! Che colore? Questo ce l'ha Berlusconi, ha questo colore qui adesso. C'ha i capelli d'asfalto. C'ha l'asfalto fisonato. Allora io vorrei capire se è un delirio, è una città strepitosa, la cultura, avete portato nel mondo delle cose magnifiche, Totò Gordo, vi ricordo, se io mi ricordo l'anno scorso, ma non voglio ripetermi quello che ho detto l'anno scorso, perché il delirio non è solo a Palermo. Arrivo da Catania la stessa cosa, arrivo da Messina la stessa cosa, e questa isola che dovrebbe essere un paradiso, potreste fare delle cose meravigliose, ma riprendetevela l'isola in mano, riprendetevela voi. Non